Splendida giornata di ciclismo martedì 20 agosto sulla pista di Cene, dove la gazzanighese dal presidente Mauro Zinetti, la scuola ciclismo Cene di patron Beppe Maffeis e la valseriana Albino dal presidente Mario Duccini, in collaborazione con il comitato di Bergamo della Federazione Ciclistica Italiana e i giudici di gara, hanno organizzato il trofeo Amici del Ciclismo Memorial Giudici di Gara di Bergamo, manifestazione che ha portato in valseriana quasi 300 atleti tra giovanissimi, esordienti, allievi e juniores. In pratica al via tutte le categorie giovanili, per 7 ore di ciclismo e una quarantina di prove tra primi sprint, corsa a punti e scratch. Ad aprire la manifestazione sono stati 160 giovanissimi iscritti, che si sono cimentati in due tipologie di prove, i primi sprint per le categorie G1, G2, G3 e G4 e la corsa a punti per i G5 e G6. Alla fine a imporsi nelle classifiche di squadre sono state la Cicli Peracchi Sovere tra i ragazzi e il GSC Villongo tra le ragazze. Ma i risultati, in queste categorie, contano molto poco. O meglio, le immagini valgono più di 1000 parole. Salendo di categoria, tra gli esordienti è successo dal padrone di casa Simone Persico, della Polisportiva Albano, che, dopo essersi messo in mostra nella batteria andando in fuga con Paolo Castelli, anche nella finale è riuscito a centrare la vittoria precedendo proprio il portacolori della Pagnoncelli e il primo anno Andrea Berzi. Nella sfida tra le 8 ragazze al via, invece, sfilata dalla Valcar PBM con la vittoria di Michela Giuliani davanti a Giorgia Allieri e Sofia Giussani. Favolosa la corsa a punti degli allievi, dove si confrontavano atleti come il campione italiano velocità Stefano Moro, Giacomo Cretti e il russo Sergei Rostostsev. Alla fine è stato proprio quest'ultimo ad averla meglio, grazie alle due volate vinte sulle quattro disputate. In seconda posizione un grande Francesco Bonandrini, autore di una bella fuga che gli ha valsa la conquista del secondo e del terzo sprint. Ha completato il podio Giacomo Cretti davanti a Stefano Moro e ad Alan Giacomelli. Tra le quattro allieve della Valcar al via, invece, vittoria di Silvia Persico davanti a Miriam Vece e Marta Cavalli. L'ultima firma sulla manifestazione, però, l'ha posta lo junior Davide Plebani, team LVF, che si è imposta una prova a punti, svoltasi in notturna. Vittoria maturata nel finale, con Plebani capace di fare le sue le ultime due volate, precedendo in questo modo Riccardo Terruzzi, del team Giorgi, e Amin Ahmed Galdun, della Bergamasca.